Tre medaglie, buoni piazzamenti, ma soprattutto un futuro di rinnovato impegno sportivo per la D'Annunzio Chieti Pescara. Sono i risultati che hanno portato in dote i recenti campionati nazionali universitari disputati a Camerino e in altri stadi marchigiani. Due le medaglie d'oro, Rocco Terranova, studente di scienze motorie nella disciplina della lotta libera, e Greta Zuccarini, iscritta alla magistrale di scienze motorie per la disciplina dei 400 metri ostacoli. State vedendo le immagini, incoronate allo stadio di Fabriano al termine di una gara mozzafiato. Sul podio, con un terzo posto, anche i ragazzi del beach volley con Fiorenzo Foti, studente di logopedia, e del suo compagno di squadra, Nicolas Di Francesco. Tutti i ragazzi sono stati ricevuti dal rettore Liborio Stuppia doppiamente felice. Hanno riportato diverse medaglie ed è un risultato bellissimo, perché in realtà la loro partecipazione per la prima volta dopo anni è avvenuta non a titolo personale ma sotto l'insegna dell'Università D'Annunzio, ed è il primo segnale importante del voler ricostruire all'interno di questa università una struttura sportiva, una mentalità sportiva che permetta ai nostri ragazzi di esercitare lo sport all'interno delle nostre strutture. Io sono molto grato a loro perché sono stati capaci di ridare entusiasmo anche in questa tematica al nostro Ateneo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le parole di Costantino Tiziano Zuccarini, presidente del CRAD D'Annunziano. Sono 8 anni che il CUS non esiste più e sono 8 anni che non riusciamo a fare praticare ai ragazzi lo sport. Abbiamo perso in questi 8 anni quasi 1.400.000 euro, soldi che potevamo investire nel campo Ciapi, perché noi abbiamo una struttura praticamente abbandonata, e sicuramente a settembre ripartiamo col CUS, facciamo il comitato, questo comitato farà di tutto per riportare il CUS a Chieti, che, come ho detto anche prima, il CUS è un beneficio per tutto lo sport del territorio, sia di Chieti che di Pescara. Chiusura con la medagliata Zuccarini, peraltro già protagonista lo scorso anno ai campionati universitari. Sono felice di essere qui oggi nella cerimonia con il rettore. È stata un'esperienza molto bella ed importante, essendo un campionato italiano universitario. Ringrazio tutto lo staff organizzativo dell'Università D'Annunzio per averci permesso di partecipare. L'anno scorso ho partecipato a questi campionati vincendo il bronzo e quest'anno sono molto contenta di aver vinto l'oro e di aver portato in alto il nome dell'Università D'Annunzio.